È ancora allerta rossa a Padova, dove tutte le misure di limitazione al traffico resteranno in vigore anche per martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, fino a emissione di nuovo bollettino. Inizio d'anno peggiore per l'area della città non poteva esserci, una città che continua a soffrire di mal d'aria e che ha registrato picchi di inquinanti per 144 giorni sui 365 dell'anno 2022. Un annus horribilis, secondo i dati diffusi da Legambiente. Andando con ordine, male è andata sul fronte ozono, il dato peggiore degli ultimi 10 anni, dove i giorni di picco sono stati 77, 60 nel 2021 contro i 25 permessi all'anno. Complice l'estate torrida e la siccità, la situazione non poteva che essere questa. Male anche sul fronte PM10, dove i giorni di superamento sono stati 67, 57 nel 2021, contro i 35 consentiti dalla legge. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo 2023, che parte con temperature superiori alla media e nebbia, non farà altro che ricordarci che gli interventi non sono più rinviabili. L'accordo del bacino padano ha giustamente organizzato tutta la pianura padana queste allerte, queste limitazioni del traffico, ma evidentemente non bastano perché bisogna intervenire sulle cause strutturali. Interventi che devono essere fatti al più presto, sottolinea Legambiente. Il tram va bene, però arriva nel 2026-2027. E ci sono tante cose che potremmo dire su cosa fare. Adesso dico quello che non va fatto. Non vanno cementificate le aree verdi, come l'area Prandina, che può diventare un grande parco, soprattutto nel centro storico il verde è pochissimo. Per esempio, poi va perimetrata l'area del Basso Gionzo, perché quello può essere un vero grande parco urbano. E lì, se non viene fatta la perimetrazione, la speculazione edilizia se lo sta mangiando anno dopo anno.